Sono Roberto Rota, sindaco di Courmayeur da 2 anni e mezzo, una cittadina che passa dai 2.700 residenti ai 35.000 nei periodi di alta stagione, con le difficoltà che questo comporta. Il BIM della Valle d'Aosta è l'unico BIM in Italia che essenzialmente rappresenta tutta la sua regione. Il nostro obiettivo, oltre a quello di dividere i sovraccanoni che provengono dall'idroelettrico, è da pochi anni quello anche di gestire il sistema idrico integrato, quindi acquedotti, fognatura e depurazione. Allora, la criticità dal punto di vista degli acquedotti si è rivelata molto più grande negli ultimi 15 anni. Con gli ultimi lavori svolti si è ridotta notevolmente la dispersione e stiamo cercando di avere una portata maggiore per garantire a tutti i turisti, sia negli alberghi che nelle seconde case, di avere un approvvigionamento adeguato. Abbiamo presentato a Cassa Depositi e Prestiti circa 40 progetti con questa finalità. Progetti che partono da lavoretti da 100.000 euro fino a lavori da 3-4 milioni di euro, coprendo praticamente l'intero territorio regionale. Il rapporto di assistenza con i CPI si è svolto molto bene, abbiamo avuto da subito una squadra molto unita, molto affiatata, che ci ha cercato di supportare su tutte le nostre richieste, anche perché la tipologia di intervento, benché finalizzata sugli acquedotti, era comunque molto varia e quindi non tutti i progetti erano uguali e su questo abbiamo avuto sicuramente un ottimo aiuto per capire quali potevano essere finanziati e quali no.